Io sono in pensione, quindi sono padrone del mio tempo ed è una grandissima ricchezza. La mia passione della vita sono i viaggi. A me piace viaggiare da solo. Mi dà una consapevolezza, una grinta. Quando arrivo all'aeroporto, che sono da solo, che devo affrontare il viaggio, la carrozzina, così, lo stimolo di andare, di fare è benzina, benzina viva. Buonasera. Buonasera. Benvenuto. Grazie. Nel 2012, luglio 2012, stavo tornando a casa dopo una serata con gli amici e a 200 metri da casa sono caduto con lo scooter. Io sono Alessandro Il Metra. Io sono Michele. Piacere. Mi vuole lasciare il soprabito? Sì. Vedi a me. Una caduta molto stupida. Mi sono fatto male praticamente niente, se non avendo sbattuto la faccia. Mi attendo un attimo. Aspetta qua. E ho preso una botta alla schiena che mi ha lesionato le vertebre. Da questa parte. E niente, mi sono ritrovato in carrozzina. Sì, nel 2012. E quello è. Perfetto, direi. Non ho mai fatto un appuntamento al buio. Buonasera. Grazie. Un po' di ansia, diciamo, controllabile però. Buonasera. Buonasera Michele. Piacere. Buonasera, Flavio. Michele. Come va? Bene. Dai, bene. Un bel sorriso. Grazie. Bella positività. La serenità. Serenità. Ok, serenità. Ecco questo. Come l'hai acquistata questa serenità? Allora, la cosa fondamentale per me è stata l'essere indipendente. La mia vita c'è un prima e un dopo, no? E il dopo, quando è arrivata la carrozzina, è più bello. Mi lavo, mi vesto, tutto. Faccio da mangiare da solo, con la cagnolina. Quindi posso prendermi anche cura di un animale. Di altri, no? Certo. Viaggiare da solo anche. Perché sto bene con la testa, sono più felice, ho imparato a volermi bene, a rispettarmi. Sono più interessante adesso di prima, sicuramente. Poi, devi dire un altro. Senti, ma tornando alla mia materia. Il cuore. Come sta questo cuore? Io guardo, sono 10 anni che sono single. Per motivi legati anche un po' a questa situazione qua, no? Ok. Io mi sono separato nel 2011 da mia moglie. Nel 2012 è arrivata la carrozzina. Sono stato single da allora. Adesso qualche anno che ho trovato un equilibrio, quindi posso anche essere positivo per l'altra persona, perché quando non stai bene. Adesso devo dire che mi manca qualcosa, no? Il fatto di poter prendere una telefonata, andiamo fuori a cena, andiamo in cinema, andiamo a fare un weekend, quello mi manca. E che aspettative ha per questa serata? Non ho aspettative, non me ne faccio. Un bel sorriso. Punto. Beh. Sono Sabrina, ho 53 anni, vengo da Genova. Nella vita ho sempre fatto l'imprenditrice, anche se adesso è qualche anno che sono ferma e mi dedico alla mia meravigliosa famiglia. Ho 3 figli, Marco di 24 anni, Alessandro di 22 e Davide di 12. Sono veramente speciali e loro mi hanno dato tutto l'affetto che forse mi è mancato. Buonasera. Buonasera. I miei figli chiaramente desiderano che io trovi qualcuno da amare perché sanno che è sempre stato il mio sogno. Benvenuta signora, sono Alessandro. Piacere, Sabrina. Sabrina. Sì. Per amore penso che sarai in grado di affrontare qualsiasi cosa. Vedi al soprabito. Da dove arriva Sabrina? Da Genova. Magari quando mi si vede si pensa a una persona debole, invece quando si soffre si diventa dei veri e propri guerrieri. C'è qualcuno che la sta aspettando a tavola? Bene. Sì. Non ho mai avuto appuntamenti al buio, quindi sono molto emozionata e curiosa. Qui. Piacere, Sabrina. Ciao. Ciao, ci salutiamo. Allora, è un po' complicata. Veramente, ciao. Piacere che non ci sia te. Piacere, Sabrina. Mi piacerebbe incontrare una persona speciale che abbia la mia stessa empatia, la mia stessa sensibilità. Dall'accento direi Emiliano. Ecco, infatti. Tu invece? Sì, io invece da Genova. Vita sentimentale, sei sposato? Sei stato sposato? Sono stato sposato, sì. Sì.
forse è una cosa molto anomala, ma io ho una separazione meravigliosa. Ci siamo separati perché abbiamo avuto l'intelligenza di guardarci in faccia e dire: ascolta, le cose non vanno più come dovrebbero andare. Se io vedo star bene lei, per me è la cosa più importante. Ma sì, del mondo. Poi quando si vive tanti anni insieme, un po' è così. È stata la donna, cioè, mi sono sposato, ho avuto un matrimonio e basta, cioè, quindi è importante. Sono stati anni molto belli, anche se poi dopo c'è stato un distacco, no? Poi negli ultimi periodi, quando poi siamo arrivati alla separazione. Parliamo di... No, no, tu hai? Ne hai tre. Tre? Sì, sì, un bel po'. Maschi e femmine? Tutti maschi, tutti sì, ma... sì. No, guarda, io li adoro proprio. Ci mancherò, sono... Sì, 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 no, no, sono la mia vita. Cioè, loro proprio mi hanno protetto, mi hanno viziato. Forse io non sono mai stata amata nella mia vita e mi sono sentita amata proprio da loro. L'adolescenza l'ho passata a parte a studiare, a difendermi da un padre violento, e mia madre invece ha avuto un ictus piuttosto grave e quindi in parte è rimasta paralizzata e ha perso l'uso della parola. Ho avuto una situazione un po' particolare, familiare, un po' brutta. Okay. E quindi era cosciente, quindi me la sono sentita di metterla in un istituto e quindi l'ho presa in carico io. Diciamo che io sono una che mi sono messa sempre da parte, appunto, forse anche per il mio vissuto. È un grande sacrificio, prendere una disabile con sé è un grande sacrificio. Io non mi sono soffermata a pensare cosa comporta nella mia vita questa donna, perché non c'era scelta. Ero molto giovane e sono andata avanti ad affrontare tutti i problemi giorno per giorno. Comunque la sofferenza non è mai completamente negativa. Tanto guarda, la vita ti mette di fronte a certe cose, cioè ti arrivano. Chiaro. Quindi se le affronti anche con un po' di leggerezza, un po' più di spensieratezza, anzi forse... Però affronto le cose sempre con un grande ottimismo, con un grande positività, ecco. Fortunatamente penso che questo ha influito in modo positivo nella mia vita, perché se uno si sofferma si deprime. Più di leggerezza, magari, Sabrina. Sì, sì, ma... Un appuntamento al buio, una cosa leggera. Che l'ho fatto? Infatti, sì, brava. Sono stata brava. Hai fatto il trovato e stavo andando in una.